Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi spiegherò come scaricare l'Advanced Mod. Beh, questo mod premendo H, dopo averla scaricata ovviamente, ci apparirà tutti questi, questo mini menu piccolissimo. Beh, se vogliamo cambiare la vita ad esempio, clicchiamo qua e vedete, possiamo da normale, da come è sempre stato, possiamo cambiarlo per il doppio dei cuoricini, quindi guardate qui sotto, non so se riuscite a vedere, ci sono tantissimi cuoricini, oppure la barra lunghissima rossa. Beh, io preferisco la barra lunghissima. Poi possiamo metterla dove vogliamo noi, io la metto qua sopra. Ok, possiamo modificare anche il puntino, io ho messo un creeper, ma voi potete mettere quello che volete. Guardate, ci sono tutti questi. Ecco, vi faccio vedere uno, l'ultimo. L'ultimo è veramente bruttino, sarebbe solo un puntino, come potete vedere. Poi, non è finita qua, possiamo modificare anche l'item bar, che sarebbe quella cosa lì sotto. Guardate, orizzontale, verticale, o possiamo posizionarlo noi. Ecco, io lo metto qua, vi faccio vedere, back. Oh, vedete che è di là adesso. Sì, è un po' bruttino, però era solo per farvi vedere. Poi niente, questo. Ok, possiamo modificarlo. Sarebbe la barra dell'esperienza. E niente raga, la mod è questa. Beh, non è utilissima, è solamente per farvi cambiare di posto le cose e magari cambiare anche un po' l'aspetto di Minecraft. Questo invece non lo so. La mod è questa, io adesso spiego come installarla, molto semplice. E niente, sto facendo un casino qua. Ok, bene. Come vedete ho modificato tutto, potete spostare dove volete le cose. La barra lì sopra, quello dall'altra parte. E niente, ora spiego come installarla. Bella. Ok ragazzi, allora ci serve solo la mod e mod loader. Program files, mod loader ce l'ho qua, eccolo qua. Bene, andiamo subito su %, app.data %, punto Minecraft, bin, apriamo l'ultimo file, Minecraft con WinRAR, eliminiamo la cartella metainf, la dobbiamo eliminare per forza ragazzi, mi raccomando. Dopo averla eliminata, apriamo la mod, ci sono due cartelle e un file, prendiamo tutte le cartelle e i file e possiamo chiudere. Adesso apriamo mod loader. Facciamo la stessa cosa, trasciniamo tutto dentro Minecraft.chat. Chiudiamo tutto e abbiamo finito. Bella raga, la mod era questa, sì, è molto semplice come mod, ma magari a qualcuno serve, boh, volete cambiare di posto la barra qua sotto, oppure volete avere il doppio dei cuoricini. Poi ho scoperto anche che potete correre una velocità maggiore se modificate. Beh, possiamo modificare di tutto. È una mod che vi consiglio di installarla, poi se non vi piace la aggiornate il gioco e sparisce la mod. E niente, io vi saluto, ringrazio tutti gli iscritti e al prossimo video. Bella raga!